Scaduto a mezzanotte l'ultimatum dei paesi europei che chiedono a Maduro di farsi da parte. Prima la Francia, poi a stretto giro gli altri stati, si sono schierati infatti dalla parte di Guaidó come presidente ad interim del Venezuela. Lui li accusa di ingerenza interna. L'obiettivo dell'Unione Europea e degli Stati Uniti è di far indire nuove elezioni, dopo quelle del maggio scorso che avevano confermato la presidenza di Maduro. Tante le irregolarità contestate, soprattutto l'impedimento alla partecipazione dei partiti politici d'opposizione. Maduro si è insediato per il secondo mandato il 10 gennaio 2019, seppur contestato dall'Assemblea nazionale, dando così inizio alla crisi presidenziale. Donald Trump non esclude l'opzione militare e Maduro risponde: così gli Stati Uniti rischiano un nuovo Vietnam. Non cederò, incassando il supporto della Russia. Ma tra i suoi fedelissimi arrivano le defezioni in favore di Guaidó. Maduro ha invocato in una lettera l'aiuto del Papa per una mediazione fra le parti. L'Italia continua a mantenere una posizione neutrale, non riconoscendo né Maduro né il suo rivale, mentre da Roma arriva il richiamo del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per una linea chiara e in sintonia con l'Unione Europea.